Sheffield è una cittadina nel nord dell'Inghilterra famosa per le sue acciaierie e per aver dato i natali a Joe Cocker. Ma noi non vogliamo parlare di lui e nemmeno dell'acciaio, ci mancherebbe, bensì di un gruppo che si è formato verso la fine degli anni 70. Sono tre ragazzi, Martin Weir, Ian Craig e Philip Okey, e insieme formano un gruppo chiamato gli Human League. In seguito Martin Weir e Ian Craig hanno dei dissapori con Philip Okey e lasciano gli Human League per formare un altro gruppo, gli Evan 17, mettiamoli da parte, li prenderemo in considerazione un altro giorno. Philip Okey, spinto dalla disperazione, non sa cosa fare e prende due amiche, due ragazzine che ha conosciuto in una discoteca. Sono due ragazze molto carine, indubbiamente, ma con nessuna esperienza artistica e musicale. Oh, attenzione, a questo punto gli Human League hanno già fatto due album e sta per uscire il loro terzo effettivo lavoro. La stampa locale ironizza su questa mossa di Philip Okey, ma è la mossa che poi darà la spinta vincente a far sì che l'album in uscita, There, diventi un grande successo. Escono i primi due singoli, Open Your Heart e I Believe in Love, e al momento dell'uscita del terzo singolo, dopo che i primi due sono andati già abbastanza bene, la casa discografica impone un produttore artistico che modifica il pezzo in questione. Stiamo parlando di Don't You Want Me. Philip Okey è disperato, perché è convinto che la canzone sia bruttissima, non farà mai successo, non andrà mai da nessuna parte. Riesce però a ottenere in cambio della pubblicazione il fatto che all'interno del disco venga incluso un poster, un po' per risarcire i fan, un po' perché possono avere qualcosa su cui rifarsi, su cui qualcosa da strappare, perché secondo lui la canzone non merita assolutamente nessuna considerazione. Anche in questo caso non ci ha visto bene, perché il pezzo arriva al numero 1 in Inghilterra, al numero 2 negli Stati Uniti e vende 1.400.000 copie, classificandosi come 25esimo singolo nella storia inglese. Il brano trae ispirazione da un articolo pubblicato all'epoca su uno di questi giornali scandalistici che racconta la storia tra un potente produttore cinematografico e la sua star, che però era una ex cameriera. E c'è anche chi vuole vedere una sorta di canzone autobiografica fra Philip Okey e una delle due ragazzine di cui sopra. Ma Okey ha sempre negato questa storia e anzi poi in un futuro ha anche ammesso di essersi sbagliato nella valutazione di Don't You Want Me. Beh, probabilmente non è un grande pezzo, ritiene, però forse sono stato un po' troppo cattivo, un po' troppo rigido nei miei confronti. E ci credo, con 1.400.000 copie. Tra l'altro questo fu anche uno dei primi brani a uscire utilizzando interamente e esclusivamente strumenti elettronici, cosa che scandalizzò all'epoca, siamo nel 1981, attenzione, il sindacato dei musicisti inglesi, che propose di bandire l'uso di drum machine e sintetizzatori. Come è andata a finire lo sapete, non c'è bisogno che ve lo dica. Stiamo parlando di Don't You Want Me degli Human League.